Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Con un minuto di silenzio, l'Assemblea, in apertura della seduta del 4 novembre, ha ricordato le 70 vittime dell'alluvione che 20 anni fa colpì il Piemonte, coinvolgendo 780 comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, oltre che del Torinese e del Biellese. La commemorazione è stata preceduta dal discorso del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. Abbiamo commemorato i 20 anni dell'alluvione. In questi anni la politica piemontese si è interessata. Quello che ci dà un minimo di sollievo che la regione è avanti con i mezzi che riescono ad anticipare quelle che sono le condizioni meteo. Parte da questo mese il taglio del 10% alle indennità dei consiglieri. Proposta dall'ufficio di presidenza, la legge è stata approvata nella seduta del 4 novembre. Parere favorevole anche un ordine del giorno che impegna i presidenti di giunta e consiglio a ridefinire gli emolumenti dei consiglieri che non dovranno essere superiori a quelli dei sindaci capoluogo di regione. L'assemblea regionale ha inoltre approvato a maggioranza la proposta di delibera con gli atti di indirizzo e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per il 2015-2016. Il documento privilegia gli accorpamenti delle scuole per raggiungere la media regionale di 950 alunni per istituto. Andrea Appiano, Partito Democratico. Chiederemo ovviamente un maggior sforzo alle città più grandi per tutelare le maggiori difficoltà dei territori montani o collinari, e poi viene rimodulata la norma sulle scuole dell'infanzia e sparisce quella richiesta di parere per aprire nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Temiamo soprattutto per l'autonomia scolastica nelle aree marginali, nelle aree montane, che hanno ovviamente bisogno di combattere la dispersione scolastica tenendo aperte le scuole ed evitando appunto le pluriclasse. Si poteva fare qualcosa di più, ma riteniamo comunque che sia necessario approvarla entro il 31 dicembre, quando siamo già in ritardo perché l'anno scolastico è già iniziato. Presentata a 4 novembre a Palazzo Lascaris, la mostra fotografica Un fiume di ricordi, l'alluvione del 4-5-6 novembre 94 nelle foto di allora, con le istantanee di 10 fotografi che seguirono la sciagura. L'esposizione itinerante, ad Alba fino all'8 novembre, verrà poi allestita alla sede ARPA di Torino, ad Alessandria, Castagnole delle Lanze, Farigliano, Pino d'Asti, Ceva e Lisio. Appuntamenti. In mostra fino al 30 novembre alla Biblioteca Nazionale di Torino, Cabiri ai 100 anni del mito, realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Universitaria, il Museo del Cinema e la Sartoria de Valle. L'esposizione celebra il centenario della pellicola del regista astigiano Giovanni Pastrone. Fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satira e propaganda in Europa 1914-1918, promossa dal Consiglio regionale Consulta Europea e curata dal vignettista torinese Dino Loi, e raccoglie un centinaio di pezzi tra giornali di trincea, disegni, libri e tavole originali. Ingresso libero da lunedì a venerdì. È tutto dal Consiglio regionale. Potete approfondire le notizie sul sito www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.